Mister, siamo alla vigilia di una partita importante, il derby contro la Regina, che lo tocca personalmente per quanto riguarda emozioni fortissime, quelle da calciatore. Ci dice un po' come si prova a tornare al Garino? No, sicuramente l'emozione ci sarà perché comunque ho trascorso 3 anni bellissimi lì a Reggio, dove l'entusiasmo della gente ci ha sempre trascinato, quindi ho grandissimi ricordi della proprietà del presidente Lillo Foti, che è un presidente dove ha portato la Regina a grandi livelli, poi alla fine dove ho avuto la fortuna di conoscere un allenatore che secondo me è uno dei migliori che ci sia nel calcio italiano, e quindi più altri ho avuto l'onore di giocare con giocatori che poi dopo alla fine hanno fatto una carriera molto importante, e quindi un ricordo stupendo. Però poi dopo, appena fischierà l'arbitro, io sarò sempre allenatore del Rende, quindi per 96 minuti saremo d'avversari. Tornando infatti a Rende, si è tornati alla vittoria contro il Francavilla. Com'è passata questa settimana rispetto a questo periodo un po' turbolento dal punto di vista dei risultati? No, sì, sicuramente con meno pesantezza, cioè si leggeva nel viso di ogni giocatore come se si sono scrollati un attimino i risultati negativi che abbiamo fatto in questo periodo, però l'atteggiamento della squadra non è mai cambiato, anche quando non abbiamo fatto risultato, perché mi hanno sempre dimostrato di seguirmi, di allenarsi sempre in un certo modo. Siamo stati sfortunati in determinate partite sui risultati che non meritavamo, però purtroppo il calcio è così, il calcio è fatto sempre di episodi, ci è andata male. La vittoria contro il Francavilla l'hanno voluta fortemente i ragazzi dal primo minuto, quindi bravi, però adesso si deve continuare, non possiamo pensare solo alla vittoria del Francavilla, dobbiamo continuare a fare bene fino a fine anno e poi dopo tireremo le somme. Francavilla, che è stata l'avversaria anche della Regina, che ha perso le ultime due trasferte, sia contro il Vestabia che contro Francavilla, per un gol in cui non ha giocato veramente molto bene, nonostante abbia rinunciato la rosa con innesti importanti. No, non è mai facile, perché questo campionato ci insegna che chiunque può perdere con qualsiasi squadra, tranne la Juve Stabia, che è la squadra che non ha mai perso in questo campionato, quindi dimostra che questo campionato con qualsiasi squadra si può vincere, si può perdere, perché le squadre, diciamo che ogni squadra ha qualche giocatore che fa la differenza, e quindi sono tutti organizzati, c'è chi in un modo, c'è chi in un altro, però i risultati poi dopo alla fine tornano, no? E quindi non è mai facile. Sappiamo che comunque la Regina ha cambiato molti giocatori nel mercato di gennaio, più l'allenatore, più la società, e quindi è tutto una situazione tutta nuova. E quindi noi ci dobbiamo aspettare comunque una Regina, che l'ho detto e ripetuto in settimana, arrabbiata, perché vengono da risultati non buonissimi, però sappiamo che da parte loro c'hanno giocatori di categoria superiore, quindi mi aspetto una Regina che sarà aggressiva, che vorrà giocare a calcio, che ogni singolo giocatore vorrà dimostrare il proprio valore, e quindi noi dobbiamo stare attenti e fare la nostra gara come abbiamo sempre fatto. Inserendomi nel contesto tattico, lei è stato anche giocatore di Mister Dag, quindi forse magari qualche aspetto tattico del Mister di Crotone, che crotonese come lei saprà benissimo magari come si schiererà. Che partita pensa che sarà a livello tattico? No, secondo me sarà una bella partita tirata, una partita che ci saranno molti duelli sicuramente, quindi noi dovremo essere bravi sull'uno contro uno, perché loro hanno gente svelta, gente che sa, Bellomo, Dumbia, Tulissi stesso, e Strambelli,
E quindi è gente rapida, gente che è forte tecnicamente e quindi sa saltare l'uomo. Noi dobbiamo essere bravi a contenere questi uno contro uno. Sarà una partita comunque che conosco il mister, usa bene le catene, usa bene il terzino che salgono spesso e volentieri per andare al cross. È un gioco che è molto. Sì, lo dovevo fare anch'io, però ero. Spesso e volentieri sono stato infortunato, poi ho avuto un brutto infortunio perché mi ruppi il ginocchio a metà stagione, però quell'anno ci salvammo e per fortuna è finito bene l'anno. Però penso che sia una gara bella da giocare perché comunque ci sarà tanta gente allo stadio, poi si gioca anche in diretta TV, quindi gli stimoli non mancheranno sia da parte nostra che da parte loro, sicuramente. Mister, lei prima faceva riferimento alla rivoluzione della regina, no? L'asset societario, la guida tecnica, i giocatori. Tutto questo ha generato una serie di pressioni anche ambientali, no? Da parte della tifoseria che si è sentita più fidelizzata al presidente Gallo, però ha ovviamente impresso ancora una pressione ancora di più alla squadra per quanto riguarda i risultati. D'altronde invece da questa parte c'è il Rende che non vive di queste pressioni generali e che comunque va bene. Qual è secondo lei l'ago della bilancia? No, purtroppo, dico purtroppo, quella è una piazza dove, se andiamo, torniamo un po' indietro di anni, e fino a 7-8 anni fa, 10 anni fa, 9 anni fa, stava in Serie A, quindi le aspettative di un pubblico così, si aspetta tutto e subito. Quindi, però nel calcio non è così perché ci vuole il lavoro, ci vuole più tempo. Non si può in solo 2 mesi, 3 mesi di lavoro subito vedere la squadra che giochi bene, che vinca, che supera subito gli ostacoli. Non è così, purtroppo. Invece, da parte nostra, è che la società, noi sappiamo quello che vuole la nostra società come rende, sappiamo che abbiamo tanti giovani in rosa. Con i ragazzi un po' più grandi che gli danno una mano per crescere, valorizzarli e fare il campionato che stiamo facendo. Secondo me abbiamo tanti giovani buoni dove si sono messi in mostra e quindi però ancora il campionato non è finito. Io voglio vedere poi a fine anno dove siamo arrivati. Senta, mister, l'ultima giornata è stata caratterizzata da tanti cartellini rossi e da una classifica che, soprattutto nella zona play-off, si è molto ricompattata. Che segnale ne trae da questo tipo di... Penso che siamo quasi tutte le squadre equilibrate, è un campionato molto equilibrato, tranne la parte superiore dove ci sono Catania, Trapani, Catanzaro e Juve Stabia, che hanno avuto uno score molto importante di vittorie, tutte le altre siamo lì, fino a fine anno poi si deciderà chi andrà ai playoff o meno, però secondo me è tutto in corsa, cioè anche oggi la Cavese ha vinto, quindi vuol dire che si è riportata pure in avanti la Cavese. E quindi fino a fine anno sarà un bel campionato che si giocherà veramente, i posti dei playoff si giocheranno in tante squadre. Quindi chi farà meglio sicuramente entrerà nei playoff. Mister, Regina Vende sarà anche una sorta di esperienza contro gioventù, no? Da questa parte lei, da parte della gioventù, ovviamente i suoi ragazzi che cosa devono avere di giovane e quale difetto non devono assumere in questa partita da giovane? Sicuramente la spensieratezza, perché non devono crearsi nessun tipo di problema di giocare a calcio, anche perché tante partite anche fuori casa abbiamo fatto sempre bene a Trapani, a Catania, anche col Catanzaro stesso, cioè la squadra ha sempre giocato, anche contro la Juve Stabia fuori casa, quindi l'atteggiamento è stato sempre quello giusto. Non deve avere nessun tipo di timore. Il giovane vive d'entusiasmo, vive di momenti e se poi dopo si incanala un po' la partita con del timore o magari ho paura di fare l'uno contro uno,
se vado mezzo e mezzo non vado al contrasto, allora lì comincia a diventare un problema. Io penso che invece non devono avere nessun tipo di paura, devono pensare a giocare a calcio e basta, poi dopo a fine gara vedremo cosa avremmo raccolto. Per quanto riguarda i suoi giocatori dal punto di vista infortuni e recuperi, le chiedo intanto di sabato, che domenica scorsa non c'è stato, si è recuperato e se si è allenato? No, e se è recuperato di Zivkov dalla squalifica, questa è una marcia in più? No, Zivkov è rientrato dalla squalifica, Roberto sabato è rientrato dopo questa febbre prolungata che ha avuto, mancheranno i due squalificati, Rossini e Minelli, e tutti gli altri saranno a disposizione, anche Savelloni è rientrato, quindi speriamo bene, siamo tutti, quindi abbiamo tante, sì, siamo tutti pronti per questa gara che è una gara bella da fare.